Ciao amici di Black and White Studio, io sono Cinzia, in arte Cinzia Bubi, sui social mi trovate sempre così e oggi sono qui per condividere con voi tanti piccoli segreti di make-up che ci aiuteranno ad essere tutte molto più belle. E il make-up è la mia passione e inizierò appunto questa nuova avventura con Black and White Studio TV nel mondo del make-up. Se vi va, la puntata integrale la trovate proprio sulla loro pagina Black and White Studio TV. Spero vi piaccia, spero di farvi compagnia, buona visione! Allora, innanzitutto per rendere l'incarnato perfetto, per andare a minimizzare i pori e soprattutto a nascondere, per quanto si possa nascondere, le rughette d'espressione, bisogna applicare un buon primer, in particolare nella zona centrale del viso. E sulla fronte. Questo, oltre a rendere la pelle perfetta, aumenterà anche la tenuta del fondotinta. A questo punto applichiamo il fondotinta. I metodi di applicazione possono essere vari, di solito io uso o il pennello per avere una stesura molto più naturale oppure una spugnetta bagnata, sempre per avere un effetto non troppo stratificato. Tiratevi sempre un pochino il fondotinta verso il collo per non avere l'effetto proprio rigone. Io vado ad applicare un po' di correttore nell'occhiaia e poi lo andremo a mettere in alcune zone che su chi ha problemi di rughe d'espressione molto profonde andrà un attimo ad ingannare, dando un effetto molto più levigato e lucente. Quindi con le dita vado a mettere un po' di correttore qui, in questa zona e qua. Prima lo picchietto con le dita . Poi vado a togliere gli eccessi con una spugnetta bagnata. Si può già notare che il
contorno occhi è molto illuminato e anche queste zone che di solito sono segnate dalle nostre bellissime rughette d'espressione sembrano più aperte, più levigate. A questo punto andiamo a fissare correttore e fondotinta. Usiamo una cipria trasparente o al massimo con una tendenza al giallo, non troppo bianche, devono essere o gialle o trasparenti in modo da non andare a contrastare troppo l'incarnato della pelle. Io uso sempre la spugnetta di prima e mi concentro soprattutto nella parte centrale per andare a fissare il correttore e soprattutto ad opacizzare tutto. Con un pennello più grande vado a fissare il resto del viso. Adesso è il momento di creare delle ombreggiature per dare un effetto più tridimensionale al nostro trucco. Se lo lasciassimo così saremmo troppo bianche e senza ombre. Quindi con una terra non troppo calda andiamo a ombreggiare un po' questa zona per evidenziare lo zigomo, che a noi donne piace tantissimo. La fronte alta, per chi come me ce l'ha alta, se avete la frangia è un passaggio in meno che dovete fare, quindi non c'è nessunissimo problema, anzi. Il mento e perché no, il sottomento. Spero questo mio piccolo intervento, questi miei piccoli consigli vi possano essere stati utili e ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!